Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi ho preparato un video in collaborazione con Elena di Miss Nerily, che io amo e adoro e che abbiamo trovato davvero, cioè che ha trovato Elena ovviamente perché lei è quella smart tra le due, però secondo me è giustissimo per i nostri canali, visto che siamo un po' le streghe di YouTube. Questo si chiama il No Disclaimer Book Tag, quindi non si fanno disclaimer, non si fanno precisazioni, non si faranno premesse finalmente, che sono quelle dove io mi devo sempre scusare per quello che dirò, perché non mi devo scusare se dico cose magari impopolari, anche se le dico in maniera sempre corretta e cercando di rispettare le opinioni del prossimo. E finalmente questa volta non farò delle premesse, ok? E preparatevi perché le domande saranno parecchio controverse. E ovviamente giù nell'info box vi linko il video del book tag fatto invece da Elena, così potete andare a vedere anche le sue risposte. Io temo che alcune cose coincideranno, mi farà molto ridere sentirle. Comunque, direi che ciancio alle bande, partiamo con il book tag. La prima domanda chiede: quali cliché nei libri ti danno più fastidio? Allora, devo dire che ci ho girato anche diversi video sui cliché che io non sopporto. Per elencarvene qualcuno, sicuramente in primis l'insta love, che è una di quelle cose che io proprio non sopporto, però mi fanno chiudere il libro. Il triangolo, che è una cosa che secondo me è, anche perché se fosse eseguita bene capirei, ma nella maggior parte degli young adult è impossibile trovarla eseguita bene. Poi, diciamo, tutto ciò che è molto prevedibile è una cosa che io detesto. E soprattutto i personaggi cliché, sia uomini che donne, stereotipatissimi. Passiamo oltre. La domanda numero due chiede: quale scrittore o quali scrittori pensi che siano sopravvalutati? Stelle, non devo fare disclaimer, quindi ok. Due autrici che penso che siano sopravvalutatissime sono Cassandra Clare e Sarah J. Maas. Cassandra Clare, secondo me, ha dei problemi di scrittura gravissimi, ha una poca fantasia nelle dinamiche, davvero a livelli che non ho mai visto in nessun altro scrittore, e non riesco davvero a capirne il fascino. Tutto ciò che crea, secondo me, è problematico, però è molto amata, quindi, insomma, detto ciò, io non riesco a capire perché sia così amata e così famosa. Invece, ovviamente, Sarah J. Maas, che è forse la mia grande eroina del trash, per me è ancora più inconcepibile, perché ha delle buone idee, perché le idee non sono neanche male, ma è una pessima scrittrice, è veramente incapace di creare scene che reggano, ha dei problemi di caratterizzazione dei personaggi pesantissimi, rappresenta relazioni abusive facendole passare per invece relazioni che stabiliscono una certa equità tra i protagonisti di questa relazione. No, no, non è vero, cioè sono cose veramente che mi infastidiscono molto. Proprio Sarah J. Maas, ancora più che Cassandra Clare, è un'autrice che secondo me è inconcepibile. Come sia diventata così amata e così famosa? No, ora mi calmo. 3. Quali sono i libri che ti sono piaciuti meno da quando hai aperto il canale BookTube? Allora, ce ne sono davvero tanti. Penso che nella mia classifica dei peggiori ci siano tutti quei libri che a un certo punto ho abbandonato. Uno è A Gentleman's Guide to Vice and Virtue, che l'ho letto poco tempo fa e per me è stato terrificante. Ace of Shades, che l'ho letto in primavera e veniva venduto come il nuovo Six of Crows ed era una cosa no. Poi come non citare la Maas e quindi A Court of Wings and Ruin e A Court of Frost and Starlight, che sono due robe vabbè. E Zenith di Sasha Alsberg e Lindsay Cummings, che è veramente un libro pessimo, scritto proprio con i gomiti, neanche con le mani. Comunque, la domanda numero 4, io sono certa che risponderemo la stessa cosa. Un finale terribile che ha rovinato invece una serie di qualità. Come non citare Bright We Burn di Kirsten White? Cioè, se noi consideriamo, in realtà poi definirlo finale terribile è un po' ingiusto, nel senso che veramente fino quasi alla fine è un finale bellissimo. Secondo me è un finale giusto, perfetto. Poi ci sono quei capitoli finali e lì
E lì tu pensi, no, non sto leggendo la stessa cosa, cioè non è la stessa autrice che mi ha appena fatto sputare sangue e poi ora mi regala il finale carino, coccoloso e ciccino, cioè non è lei, invece è lei e come non, cioè no, no, digerito malissimo, proprio malissimo. Mi dispiace perché invece la serie è una delle mie preferite, lo trovo una serie bellissima, super avvincente, con personaggi costruiti bene. Non stereotipati, anzi folli o molto sensibili, quindi c'è una cosa proprio, cioè tutto bene, aveva fatto tutto bene fino a lì, perché ci ha dovuto fermare? No, no, cioè noi volevamo vedere l'Ada tirare giù le montagne, noi volevamo vedere l'Ada che faceva scoppiare la bomba nucleare, che se ne fregava di tutto il resto, invece no, cuoricini, stelline e unicorni. La domanda numero 5 invece chiede: quali personaggi non vorresti che fossero stati uccisi? Questo è tra l'altro super spoiler, quindi. Vabbè, allora, per portarcela a casa questa risposta, penso questa cosa. In Crooked Kingdom, e non vi dirò chi muore se non l'avete letto, ma il personaggio che muore non è il personaggio che avrei fatto morire. Pensando agli sviluppi futuri della serie, anche se poi lei Bardugo ce l'ha messa in saccoccia di nuovo e ha comunque giocato bene su questa nuova serie che uscirà. Adesso non l'ho ancora letta, quindi non vi so dire cosa ci sarà scritto, però se l'è ricicciata lì, quindi in qualche modo lei ci guiderà da quel punto. Non so cosa succederà, però diciamo che quella morte. Forse interrompe un percorso, è dolorosissima, ma probabilmente ce ne sarebbe potuta essere una ancora peggiore, una o due ancora peggiori. Non lo so, devo ragionarci. Questa è una domanda difficile perché io invece sono sempre molto pro far morire dei personaggi, anzi lo trovo sano, giusto e realistico. E per quanto sia doloroso, bisogna che muoiano. Ad esempio, in Harry Potter, cioè, sappiamo che in Harry Potter alla fine muoiono come se ci fosse un'epidemia di peste, in realtà è solo la Rowling che ha tirato la mazzata a tutti, però le trovo tutte giuste, cioè le trovo tutte vere, significative, cioè se non ci fossero state quelle morti, il lettore non si confronta mai con un episodio doloroso, un episodio che ti fa anche, non so come dire, ti fa crescere in qualche modo e fa crescere Harry con in quel momento, quindi tutto giusto, cioè sarò impopolare. La prossima domanda chiede: quali sono le cose che più ti infastidiscono dei libri? Allora, che è molto simile alla prima domanda. E allora, per distinguere un po', prima vi ho parlato di cliché, ora vi parlo magari di pregiudizi, cose varie di questo tipo. E cosa non mi piace è sicuramente pensare che ci siano lettori di serie A, di serie B. Questo lo trovo stupido, come tutto l'intellettualismo forzato italiano che è molto diffuso. E non mi piacciono tutti i pregiudizi sullo young adult, alcuni sono molto motivati e io lo capisco, ma in ogni genere penso che ci siano autori che sappiano rendere il genere bene e quelli che lo sappiano fare con le unghie dei piedi, quindi che non siano proprio in grado. E quindi non si può fare di tutto un'erba un fascio, mai in nessun campo nella vita. E dall'altro lato, la cosa che non so. Porto, sono tutte, cioè che è una cosa che già vi dicevo prima, però sono tutti quei personaggi super stereotipati e super sbagliati nella rappresentazione che danno, che però vengono venduti come personaggi affermati, indipendenti, forti, eccetera. Questa è proprio una roba che mi fa uscire di testa. E l'idea che si debba sempre pensare a una ragazza forte uguale somma di tutto il peggio del maschilismo e di un uomo che sia per forza uno scimmione senza cervello uguale uomo da contrapporre alla donna forte, cioè non è così, la società è molto più complessa e chi lo fa non è un autore che mi può piacere automaticamente. Tra le altre cose però mi dispiace un sacco, che è una cosa che non mi piace, come invece vi dicevo prima in contrapposizione la se serie A e serie B, ma anche la bolla young adult, la bolla che ti fa proprio stare al
lontano invece sia dai classici che dai contemporanei di letteratura e narrativa generale. Secondo me la bolla è qualcosa di sbagliato, è qualcosa che non arricchisce e non dà neanche vedute di altro tipo, anche perché i classici non sono un solo genere, i classici sono una miriade di genere, quindi cerco sempre di incoraggiare tutti a leggere sicuramente young adult di qualità, cioè non è che non ce ne sono tanti di autori bravi, ma anche di approcciarsi piano piano ad altri tipi di lettura. 7. Quali libri pensi che dovrebbero avere più riscontro? O essere conosciuti di più, insomma, quello era il senso della frase. Allora, chiaramente io vi posso parlare solo di Six of Crows. Six of Crows è una serie che dovrebbe essere conosciuta da tutti. Io continuo a non capire perché in Italia pubblichino un sacco di schifezze. Proprio, ve lo giuro, quando vedo delle uscite mi arrabbio in maniera che voi non potete neanche immaginare, perché per fortuna è censurato dalla mancanza di presenza costante sull'internet, però ve lo giuro che quando vedo uscire certe robe a discapito della Grisha Trilogy e di Six of Crows io mi arrabbio come una iena, perché è ingiusto, è proprio ingiusto. È ingiusto che soprattutto non si debba fare una grande fatica a leggerlo in inglese o in altre lingue, perché non c'è la possibilità di leggerlo in italiano, quindi proprio questa è una cosa che mi fa uscire di testa. Ora mi calmo di nuovo. E un'altra serie che invece è uscita in Italia, ma che non vedo grande spinta nella sua lettura, e questa cosa mi dispiace tantissimo, è The Winner's Curse di Marie Rutkowski. Marie Rutkowski è un'autrice con i contro, perché è bravissima, ha un modo di scrivere meraviglioso, le sue storie reggono, i suoi personaggi reggono, le sue dinamiche sono realistiche, cioè una di quelle che ti dice, sì, tu pensi di fare tutto bene, ma poi fallirai e falliscono, ci sbattono la testa, io questa cosa la apprezzo moltissimo, perché di solito è tutto il piano, va come deve andare, c'è un mini inghippo, ma lo risolviamo e andiamo bene lo stesso, invece no, i personaggi di Marie Rutkowski pensano di fare tutto bene, poi si prendono delle badilate in faccia che sono epocali, e questo è come si scrive, secondo me, una storia realistica, anche di avventura, di azione, con personaggi però assolutamente credibili, quindi vi invito davvero tanto 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 a leggere Marie Rutkowski, anche perché pubblicheranno il secondo, quindi è una serie che stanno continuando, supportiamo le serie fatte bene, vi prego. La prossima domanda, che è anche l'ultima, ci chiede cosa ne pensi della censura e dei libri bannati. Allora, credo che, vabbè, in generale la censura secondo me è un qualcosa di sbagliato. Allora, la censura in Italia è una cosa grave secondo me ancora, non solo riguardo ai libri ma riguardo anche gli altri mezzi di informazione, i mezzi televisivi, i mezzi di comunicazione eccetera. Nel senso che ad esempio tantissime dinamiche sono bloccate purtroppo da una mentalità cattolica, questa cosa è innegabile. Secondo me il fatto che ancora non vengano rappresentati a dovere delle situazioni LGBT, ad esempio vengono proprio tagliati dei pezzi, non pubblicati dei romanzi perché contengono troppe tematiche legate a queste cose, soprattutto per i ragazzi, ed è innegabile questa cosa, soprattutto quando deve andare in onda, più che altro, più TV che libri sicuramente, però è una cosa che è tuttora presente ed è difficile che non passi. Tra l'altro un'altra cosa che secondo me riguarda molto la censura è l'aspetto sessuale delle cose, ma non tanto come l'esplicitazione sessuale in determinati argomenti, ma invece proprio parlare di una cultura e di un'educazione sessuale sensata, che riguarda anche spesso i libri e le dinamiche all'interno dei libri. Si parla poco di queste cose, si parla molto magari di fantasie e stronzate varie, ma poi si va poco in profondità su quello che invece bisognerebbe proporre ai lettori come invece dei modelli non stereotipati, dei modelli emancipati. Questa è un po' una considerazione random e molto generale. Legata alla censura, trovo che quando il lavoro è comunque completo, è comunque un buon lavoro, anche se riguarda temi spinosi, è comunque giusto affrontarne e parlarne. Anche in quei temi che, ad esempio, anche a me non vanno giù, anche a me, per me sono difficili da leggere, mi fanno arrabbiare. Perché penso sempre sia più valido un dialogo che l'imposizione delle proprie opinioni. I libri bannati sono stati tanti nel corso della storia, per fortuna ora ne abbiamo veramente pochissimi, in Italia credo non ci siano libri bannati, ma ci sono più che altro libri
Ah no, in Italia ci sono libri bannati perché uno di questi casi ve ne ho parlato poco tempo fa, che è VM18 di Isabella Santa Croce, che venne ritirato dal mercato dopo la prima edizione. Questa cosa per me è assurda, cioè non può esistere in Italia. È una cosa negativissima, è una cosa che di nuovo ci porta al Medioevo. Niente, ora devo taggare delle persone e visto che ne avrei veramente tante da taggare, invito chiunque abbia visto questo video a riproporlo sul proprio canale se ha piacere di farlo. Io personalmente taggo Ileana de Las Vamps, taggo Sara Dalla Palma, di che adesso è cambiato il nome del canale quindi è rimasto Sara Dalla Palma, e taggo Alessia di Book Lovers Army, che sono proprio di curiosi di sapere le vostre risposte, ma ovviamente sentitevi tutti taggati in questo video, mi farebbe molto piacere sentire le vostre opinioni. Direi che per oggi è tutto, io ringrazio Elena che ha accettato la collaborazione, anche perché l'ha trovato lei questo tag e secondo me era giustissimo per noi, mi ha fatto molto piacere farlo, mi sono molto divertita. Fatemi sapere le vostre opinioni giù nei commenti, come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto e di avervi tenuto compagnia, direi che ci vediamo al prossimo, ciao!